Capitalocene di Silvio Valpreda è un interessante ibrido fra il reportage di viaggio e il saggio socioantropologico. L'autore parte da una premessa. Ultimamente gli scienziati propongono la definizione della nostra era geologica come antropocene, quindi la Terra è modellata negli ultimi 2 secoli e mezzo dall'attività dell'uomo, e quindi è l'uomo a segnare in maniera determinante quelle che sono anche le trasformazioni fisiche e geologiche del pianeta. L'autore del libro in uscita per ADD Editore sceglie anche dal punto di vista formale una strada anticonvenzionale e ibrida. Il libro infatti è a metà strada fra illustrazione e parole. Le illustrazioni dell'autore stesso accompagnano questo viaggio che parte dalle pianure del Serengeti, ci porta in Giappone, a Miami, in Scozia e in un piccolo isolotto della Sardegna dove diciamo, questo percorso di consapevolezza trova la sua soluzione. Vi invito sicuramente a leggere questo saggio che ha una particolarità. Quella di raccontare e fissare in maniera molto efficace dei concetti universali partendo dal particolare, da episodi di osservazione, quindi un metodo saggistico molto anglosassone. Dopo la lettura di Capitalocene sono due le domande che mi sento di fare al suo autore. La prima è quando in questo percorso Silvio Valpreda ha raggiunto la consapevolezza di questo dominio assoluto del capitale su ogni ambiente naturale. La seconda invece è perché ha scelto questa forma ibrida sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista formale. Non si tratta in realtà di consapevolezza, ma di dubbi che si accumulano. E i dubbi sono sorti non appena lo sguardo si è fatto più approfondito. Il fatto che guardare le cose con più attenzione porta inevitabilmente con sé delle domande. E mi sono accorto che la domanda più frequente era esattamente la domanda che mi piaceva di meno, cioè quanto costa? Questo libro nasce dagli appunti presi durante alcuni viaggi e sono la trasposizione di taccuini di viaggio e come tali partono da esperienze dirette e sono formati da immagini fotografiche e da disegni. Io come artista ho sempre considerato le immagini come uno strumento molto adatto ad aiutare ad analizzare i fatti perché permettono di focalizzare meglio su alcuni aspetti senza farsi imbrigliare troppo dalla razionalità della parola. Una parte dei fenomeni è spiegabile usando le equazioni della fisica. Per esempio, una mela che cade da un albero è soggetta alla forza di gravità e quindi i calcoli relativi alla sua massa possono aiutarci a comprendere il moto. Ma la fisica non ci dice perché quel frutto sia caduto, anziché essere stato raccolto prima della sua completa maturazione e messo in vendita in un supermercato. Allo stesso modo, pensavo inizialmente, un leone che sbrana una zebra potrebbe essere analizzato attraverso leggi biologiche che implicano il suo metabolismo di carnivoro, e quindi dovrebbe essere possibile comprendere di più sulla dinamica di questo fatto chiedendosi quale sia, per esempio, il livello di proteine disponibili nel suo stomaco piuttosto che il suo prezzo. Oppure no. Il leone oggi esiste, sopravvive, perché ha un valore economico. Nell'analisi di un attacco a una zebra rispetto ad altri fattori è quindi molto più rilevante sapere il prezzo del leone, il prezzo della zebra, il prezzo del terreno sul quale vivono, il prezzo del cibo per gli uomini che vorrebbero abitare in quello stesso luogo, eccetera. La storia della Terra viene divisa in periodi, dette ere geologiche, di alcuni milioni di anni ciascuno. Il passaggio tra un'epoca e la sua successiva è segnato da cambiamenti tali che i parametri utilizzati per studiare la Terra fino a quel momento non sono più in grado di descriverla e devono essere sostituiti da parametri differenti.
Antropocene è un termine nato nella fine del XX secolo e poi divulgato dal premio Nobel per la chimica Paul Crutzen. Con questo nome viene indicata una nuova era geologica nella quale tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del pianeta Terra sono influenzate dall'azione dell'uomo. Il sociologo Jason Moore ha osservato che in realtà l'umanità è tutt'altro che omogenea e univoca nel rapporto con l'ambiente e che la stratificazione in classi e un sistema di potere dipendente da vincoli economici all'interno della specie umana hanno un impatto estremamente significativo sulle azioni dell'uomo verso l'ambiente. Per questa ragione ha proposto di sostituire il termine antropocene con quello di capitalocene.